Venice Sherwood Festival, siamo qui nello spazio del Venice Sunsplash con Furio degli Scaggi, è la prima volta che ci vediamo. No, volevo sapere, dopo Socco, che è stato il tuo ultimo lavoro, cosa stai preparando intanto? Polenta, in questo periodo sto facendo tantissima polenta perché sto lavorando come volontario alla festa della Benefica San Giacomo e sono l'addetto alla polenta, per cui faccio circa 200 kg di polenta tutti i giorni alla griglia. Quello, sto preparando quello, come mangiare. Poi se vuoi sapere altre robe, cosa sto preparando? Da che punto di vista? No, musicalmente? Musicalmente parla. Degli altri lavori dopo Socco? Ormai in questo periodo non vale tanto la pena star là a sforzarsi a fare dischi contro dischi, tanto non li compra nessuno, fai molta fatica a venderli, per cui è inutile far diventare ricchi i proprietari degli studi, che sono gli unici che guadagnano soldi in questo momento lavorando con i musicisti, che invece sono più creativi e gli portano il lavoro a loro. In questo momento stiamo preparando gli arrangiamenti per il nuovo disco di Natale e chiudere con questa una trilogia di pezzi natalizi riarrangiati dai nostri arrangiatori, che sono Luca Toso e Filippo Vignato, e in questo caso anche Luchino ci darà una mano, con Luchino Scaggiante, e io farò qualche parodia e qualche testo originale per far dare questa salsa, questa chiave veneziana al nostro scaggese che reinterpreta i brani di Natale. Per cui si continuerà con l'onda scaggese che tu porti avanti? Sì, ska jazz, nel senso dallo ska, il jazz, tutto quello che c'è in mezzo, ce n'è tantissimo, per cui ci sarà sempre qualcosa più reggae, più ska e anche qualcosina un po' più jazz, passando per il rhythm and blues, per il funky e per tutte i generi di nostro gradimento con cui riusciamo a governare un po' meglio i nostri strumenti. Ecco, il tuo rapporto con il reggae, com'è in questo periodo? Ma io non ascolto mai reggae. Per cui ascolti tante altre cose, cosa sì. Ascolti? Ascoltavo reggae 20 anni fa, 30 anni fa. Negli ultimi 20 anni ho ascoltato molto poco reggae. Magari qualche cosa di contaminato dalla musica reggae, ascoltando con piacere, che anche dal reggae si può tirare fuori delle gradevolissime idee nuove. So, le cose tipo Michael Franti, Finley Quail, sono robe fino agli anni 90, avevano tanto reggae dentro, ma non erano propriamente reggae, non entravano proprio nell'ambito del reggae più ristretto di origine giamaicana o anglosassone, inglese, insomma. Io ascolto, in questo momento ascolto alta musica, qualsiasi musica, potrebbe essere il regalo del romeno che suona il violino per strada e me lo dà, me lo metto su, se mi piace l'ascolto più di qualche volta, se non mi piace. Però ne ascolti di musica, insomma, continui ad ascoltarne di musica. Sì, sì, vuoi vedere che cosa ho sull'iPhone? Sull'iPhone ho Junior Walker, ho Lee Morgan. Ho molta musica jazz, prima anni 60, rhythm and blues, quando era rhythm and blues, non l'R&B di adesso, per quanto dell'R&B buono si può ascoltare. Faccio un po' fatica a ascoltare la musica italiana prodotta in questi anni, che mi sembra di ascoltare sempre i Genesis, fondamentalmente, riveduti, cioè se lo sento le robe di Elisa, dei nomi, Pausini, tutti questi nomi qua, più importante per ascoltare i Genesis degli anni 80, dico mamma mia, già non li ascoltavo negli anni 80, figurati se mi metto ad ascoltarli adesso. Poi per i testi siamo tutti d'accordo, insomma, sono forse l'unico che ogni tanto ha qualche testo un po' ruffiano ma con un po' di messaggio, chi può essere, Jovanotti e qualche cantante hip hop, basta che non sia xenofobo, omofobo e tutti i problemi che hai ori, mi dispiace per loro e per i loro problemi. E ci vivere con serenamente, sei fortunato, stai facendo un bel mestiere, puoi sfogarti, puoi dire quello che ti pare. Hai decine di ragazzini, decine di migliaia, di centinaia di migliaia di ragazzini ti ascoltano, cerchi di mandare un messaggio, capito?
ogni tanto ci può essere anche il brano minore, nel senso di tonalità per minore, carità. Che sei triste, che ti cresce un albero su un ginocchio, come dicono i pan del diavolo, però dopo, dai. Certo, ci sono. Sì, abbiamo fatto divertire con i pittura, con gli scaggi per decine di anni e più generazioni, facendo delle belle canzoni allegre, parlando anche di tematiche sociali importanti per l'epoca, perché adesso chi mi dice ma tu hai cambiato idea perché su quella canzone dicevi quella roba là, ma che quale disco? Quel disco là 1993, che siamo nel 2013, ormai dopo 15 anni tutto diventa folklore, non ha più significato sociale, è datato 93. Beh, una cosa bella, perché magari c'è quello attento anche, no? No, ma sai quanti mi dicono, le so tutte, le so anch'io tutte. Le so anch'io tutte. Le ascolto sempre, anch'io le suono sempre ancora. Oggi siamo qui a Venezia, per cui siamo nel Parco San Giuliano, giorno del Redentore. Cosa significa per voi suonare qui il giorno del Redentore? Come veneziano, dico. Come veneziano a me piace l'Isis San Giuliano, anche se... purtroppo è legata insomma il fatto dello sfruttamento del territorio, qua è stata una discarica per decine e decine di anni e per cui ogni tanto mi parte quella vena e dico mi dispiace che sia stato trattato così, speriamo che questa sia la maniera per recuperare la maniera migliore, anche perché sia un punto di unione, un'entrata di unione tra Venezia, terraferma, Venezia insulare, la Venezia di terraferma, insomma posto dove arrivare in barca ma anche in macchina, dove facilmente arrivare in bicicletta da Venezia anche da Mestre, queste cose qua. Suonare il giorno del Redentore fa sempre piacere, fa piacere che siamo stati ricordati anche noi per questo Sunsplash giorno redentore. E per quanto riguarda essere qui e non lì, viene un po' una stretta di cuore, nel senso si vedono bene i fuochi al San Giuliano, sì, bene, infatti. Sai, no scusami, dal palco magari si arrampichi, si vedono bene i fuochi in bacino a San Marco in barca, mi sembra un po' una scena un po' da Marco Valdo, sai, di Calvino, che va a vedere i fuochi, però lui è poverello, allora non può andare fino a là, gli tocca stare nel bordo lontano e vederli puff puff e sapere che lì è la festa ed essere comunque allegro. Certo. E mi dispiace perché, come, per carità, adesso non voglio farla più profondi quanto non possa essere, però mi pare ci un po' una maina bandiera. Ok. Allora, tu hai fatto... Non sei uno degno di andare fino lì e divertirmi anch'io. Però li vedrai dal palco. Allora, e soprattutto ci sarà la gente che vedrà voi. E tu hai fatto mille cose. Hai fatto anche l'attore. Tra l'altro, tra le altre tante altre cose che male, hai fatto. Sì, ho fatto anche l'attore, ma quello era il periodo che facevano tutti l'attore, l'ho fatto anch'io. Sì. Ecco. Qual è la cosa che ti fa star bene di tutte le cose che fai? Ma di solito camminare per strada con il sorriso ed essere in pace con tutti e vedere la gente che ti sorride, quello è proprio la sensazione della pace, di non avere niente da ridire a nessuno e di non sapere che nessuno ha niente da ridire a te. Poi ci sono tanti momenti, questo può accadere, dico camminando, può essere anche bevendo un bicchiere di vino insieme agli amici, facendo un concerto, facendosi a casa da mangiare, stando con la propria fidanzata, passeggiare per strada, cioè sono tanti momenti in cui uno può stare bene. Io ti ripeto, è una questione più di sensazione interna che di input esterno verso di me che mi fa stare bene. Allora, io ringrazierei tantissimo Furio Forieri e degli Scaggi. Gli auguriamo un buon concerto. Un attimo, c'è una spighetta. Un attimo, una spighetta slacciata. Un attimo. Furia, è un mito. No, che dopo. Adesso possiamo ricominciare scodellando la palla su una palla 2. Allora,
Beh, noi abbiamo finito dal Venice Sherwood Sunsplash. Lui ha finito, io devo ancora incominciare perché suono tra poco. Adesso lo lasciamo a parlare. No, sono sempre contento di sentire Furio perché, insomma, si sente che le cose con la sua ironia le dice sempre con il cuore. Sono una carta di spini. Sono un'umile carta di spini. Non Beh, sono ma va niente. Bene così, ce ne fossero. Il veneziano poi è vero, secondo me è così. Io sono dell'idea che quando abbiamo chiuso, arrivederci. Il veneziano, tutti i veneziani sono un po' matti, secondo me, no? Hanno questo gene del matti nel senso buono, nel senso che hanno mille contaminazioni, per cui sono un po' ruvidi, però nello stesso tempo vedono le cose da un punto di vista anche privilegiato, essendo a Venezia, per tutto quello che è rimasto di Venezia, insomma, quella vera. No, era un'osservazione. Bene, ringraziamo Furio, buon concerto con gli Scaggi. E ci sarà anche Scardi, per cui un redentore tutto veneziano qui al Parco San Giuliano. Give it to me two times. Give it to me 1,000,000 times.